Davide, domenica il derby con Schio, forse è sapore un po' diverso dagli ultimi derby vissuti con questa squadra, però si torna al mercante e veramente adesso non c'è più nessun alibi, bisogna portare a casa 3 punti. Sì, l'aria del derby c'è sempre comunque, noi vogliamo far bene in ogni caso e sarà una partita difficile come si è visto anche le scorse e daremo tutto come sempre. Ascolta, non sarà stata una settimana facilissima, insomma, dopo la sconfitta di Vigasio, però qui si è detto che 7 giorni fa non si molla mai. Certo, è stata una settimana un po' difficile mentalmente, però siamo carichi e ci diamo una mano l'uno con l'altro. Abbiamo un bel gruppo, quindi supereremo anche queste settimane difficili. Ascolta, l'obiettivo campionato è difficile, però la matematica, insomma, c'è ancora, quindi ovviamente adesso si pensa sempre solo a portare a casa una vittoria. Sì, finché la matematica non ci condanna daremo tutto, ma anche quando la matematica ci darà la possibilità di non arrivare primi, comunque onoreremo sempre la maglia che indossiamo, come è giusto che sia. Angelo, abbiamo cominciato questo campionato con delle ambizioni, la situazione è cambiata nel corso, insomma, di queste prime 4 giornate. La matematica non ha ancora stabilito nulla, però ovviamente magari il clima può essere differente da quello che si pensava all'inizio, no? Beh, direi che c'è amarezza chiaramente per la situazione che si è creata. Purtroppo le prime 4 partite di questo mini campionato non sono andate bene. E speravamo qualcosa di più, adesso si tratta di comunque di continuare a testa bassa e onorare particolarmente la maglia e onorare quelli che sono tutte le persone che hanno lavorato per questa squadra, e lo staff, i dirigenti, gli sponsor, e quindi cercare di portare il massimo risultato e portare avanti chiaramente la nostra maglia. Purtroppo non sono andate bene queste partite, diciamo che non ci è girato nulla a favore. Tutti gli episodi sono stati purtroppo a nostro sfavore. Possiamo anche dire però che questa fondamentalmente è quasi una squadra nuova, visto che hanno giocato veramente poco assieme, e si può iniziare a pensare a lavorare anche comunque, come ha detto il Presidente in queste ore, per il futuro, no? Beh, certamente. Diciamo che stiamo già cominciando a buttare le basi per il prossimo anno, sia per un verso che per l'altro. E Bassano merita un palcoscenico importante e noi cercheremo in tutte le maniere, nelle nostre possibilità, di dare questo palcoscenico giustamente a questi colori.